E ritornando al discorso del regolamento, che penso sia fondamentale per la gestione e l'amministrazione del verde pubblico, volevo sapere, era una mia curiosità, penso come le altre persone, qual è il piano della vostra agenda dei lavori, cioè se avete già una relazione con l'assessore all'ambiente, in che modo sta procedendo e in che modo insomma dovete andare avanti. Insomma, incuriosiva anche perché io tra l'altro sono anche presidente del WWF Litorale Romano e questa constatazione della cattiva gestione delle quotature insomma si a Ostia insomma evidente e continua. Sì, ci sarà un tavolo di lavoro perché c'era questa volontà, diciamo, questa nuova giunta, questa nuova amministrazione ha espresso la volontà di fare un regolamento partecipato con i cittadini. Quindi a breve comunicheremo, cioè ci daranno diciamo, una data, no, per rincontrarci nuovamente. Di partecipare anche di concludere, ah, certo. No, perché ci vuole coerenza poi dopo, no? Cioè, la coerenza ha le gambe, non è solo le armi. Cioè, ecco, posso dire una cosa? Io sono una semplice cittadina e volevo portare la mia. Volevo dare un piccolo contributo in questo senso, forse anche un'idea. Cioè, qui avete parlato di un progetto, e cose che restano nel cassetto, persone che in un'altra stanza, come diceva una persona prima, magari stanno progettando una cosa che chiaramente opposta a quella che si sta pensando qui, no? Quindi il problema mi sembra che sia molto legato alla comunicazione. Perché, per esempio, in una riunione importante come questa, oppure per arrivare a raggiungere questo obiettivo non si chiamano contestualmente tante persone da ognuna dalla loro stanza e metterle tutte in un'unica stanza e io vi potrei suggerire per esempio legandomi a una cosa che ha detto prima il dottor Iacomini riferendomi agli insetticidi che chiaramente non è che possono accogliere le zanzare le farfalle nessun insetto neanche le zanzare insomma le farfalle in una città come Roma. Magari se chiamassimo la responsabile del Dipartimento Tutela Ambiente che fa l'ordinanza sulle disinfestazioni utilizzando tutti quei prodotti di cui avete parlato prima che ci ammazzano praticamente, quindi non soltanto i predatori, le zanzare si fortificano, le persone contraggono malattie, tutto questo non viene detto, ma le persone che stilano le ordinanze, che partecipano anche ai convegni dove si denuncia fortemente, con forza e con precisione e con chiarezza questo, dopo una settimana fanno un'ordinanza che di fatto non tiene conto di queste denunce, non tiene conto di questi dati, ma permette semplicemente che ognuno possa continuare a fare esattamente quello che vuole, permette che la nicchia di mercato che è praticamente gestita da amministratori di consorzi, di condomini e di ditte di disinfestazione, che nella maggior parte dei casi sono persone anche incompetenti, perché ci si improvvisa, no? Cioè la ditta di pulizia, metti un cannone sul pick up e diventi una ditta di disinfestazione, la stessa AMA che fa concorrenza alle ditte private e dà in subappalto, prima mi sembra che si sia parlato anche di questo, a ditte di facchinaggio che ho contattato io, che ho chiesto io nel luogo in cui abito, Castel Palocco, dove fino a 20 anni fa c'erano rospi, rane, rondini, gerghi. Api, io non vedo più api, nella zona dove abito io non ci sono più api. Sono 2 anni che sono riuscita a non far fare delle disinfestazioni aeree e ho visto qualche pipistrello. Però nelle riunioni di condominio gli stessi amministratori che portano come una cosa normale la ditta di disinfestazione a fare terrorismo e a dire che bisogna buttare veleni, che ci dobbiamo proteggere da questo, 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 quest'altro, tutta una serie di animali e contestualmente però dicono mettete nel giardino la casetta per i pipistrelli, insomma penso che sia una cosa scandalosa che offenda l'intelligenza comune anche medio-bassa, però questa è la situazione per cui va bene un convegno, va bene parlare, chiamiamo la dottoressa Rita Di Domenico Antonio che fa firmare le ordinanze, io faccio i nomi e i cognomi, sono persone che conosco, diciamole di venire qui, diciamole perché quello che ha sentito dire non ne tiene conto, quindi usciamo dagli uffici, usciamo dalle stanze, vediamoci tutti quanti insieme in un unico posto
e costringiamo tutti in un unico momento ad esprimere un'opinione che sia chiara, che sia quella che sia riconoscibile, per arrivare a fare un passettino in più in avanti e non 10 indietro, perché questo è quello che è successo quest'anno. Abbiamo fatto un convegno, una tavola rotonda al CNR, dove la comunità scientifica, quella sana, diciamo, quella che tutela la salute delle persone, si è espressa in modo inequivocabile di fronte a un rappresentante del comune che non ne ha tenuto conto assolutamente. Qui c'è qualche rappresentante del comune, perché io mi sono perso un pezzo della... Ecco, c'è qualche chiaro rappresentante del comune? Io mi sono perso un pezzo e praticamente non ne ha tenuto conto assolutamente. Allora chiamiamole queste persone, chiediamo loro perché fanno così. Abbiamo gli stessi obiettivi? I fatti parlano, per me i fatti si sono fermati a questo, quindi al prossimo appuntamento, al prossimo step. Grazie. Fa parte, certo, tutte queste istanze dovranno far parte del regolamento del verde, quindi diventano concrete. Ecco, questo è... Ma devono andare insieme, sì. Perché sennò non ha senso. Rappresento un'associazione di cittadini, RES Ricerca, Educazione e Scienza, mi chiamo Raffaele Murichetti, sono presidente di questa associazione e noi ringraziamo gli organizzatori di questo incontro perché ci permettono di fare rete su un'iniziativa concreta che noi stiamo proponendo, e cioè il recupero della tangenziale, il tratto che va dalla batteria Nomentana alla stazione Tiburtina, sono 2 chilometri, da trasformare in un giardino agronomico di nuova generazione. Non mi posso dilungare sul progetto, ma vi segnalo che stiamo avviando una raccolta di firme, e perché molti sono i cittadini interessati a questo ritorno della natura in città, che evoca l'agro romano e la biodiversità del Lazio, con interessanti risvolti produttivi, culturali, scientifici, con la partecipazione delle eccellenze scientifiche della capitale. Allora, per maggiori informazioni potete visitare il sito della nostra associazione, molte sono le associazioni che partecipano a questa proposta, e il coordinamento lo trovate appunto sul sito di RES, il sito è associazioneres.org e la pagina Facebook è Coltiviamo la città, progetto pilota in tangenziale. Grazie. Invito Gianluca Rossi a concludere, diciamo. No, non vuoi concludere. No, viene la presidente, diciamo. E' anima del nostro. Il convegno è concluso.